1525. Il grande pittore lombardo fa il suo ingresso nel santuario della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno. Alle sue capacità di abile narratore vengono affidati gli ampi spazi di quella che, attraverso la supervisione di Audenzio Ferrari, si proporrà come grande cappella mariana alla stregua di quelle che hanno caratterizzato e tuttora caratterizzano i Sacri Monti. Bernardino Luini, tra il 1525 e il 1531, anno quest'ultimo della sua morte, rappresenta in loco storie evangeliche, figure di santi e sante, di evangelisti e dottori della Chiesa Universale, sibille, angeli, figure allegoriche, con quello stile inconfondibile dove si avverte la convergenza delle più sofisticate esperienze del suo tempo, che è un tempo, in altre parole, classico, in cui si fa di tutto per lasciare alle spalle il decorativismo quattrocentesco lombardo. Ecco allora il nostro pittore proporsi a Saronno come creatore di un pantheon umano fatto di dignità, consapevolezza, forza morale, cui è stato affidato il compito di esprimere valori di una bellezza che ancora oggi appaiono al di là del tempo e dello spazio. Thank you.
umanista della pittura lombarda, il primo che guarda alla sua terra e la porta nelle sue opere, che ha creato un suo credo e lo porta vivo e attuale tra la gente, il primo che guarda alla sua gente, alla sua vita che la circonda e la porta nel mondo. La disputa di Gesù tra i dottori, lo sposalizio della Vergine, la presentazione di Gesù al Tempio, l'adorazione dei magi e le sibille che sovrastano i due grandi affreschi e le monocrome virtù, le monumentali figure degli evangelisti e dei dottori della Chiesa Universale, assieme a tante angeli che completano la decorazione figurativa della Cappella Mariana, non dimentichiamo la dolcissima Natività del Chiostro, sono la testimonianza di un modo di concepire l'arte come alternativa mimetica alla contingente realtà di ogni tempo. Thank you.